Ciao amici e amici, bentornati in un nuovo video. Oggi il diario di viaggio su Francoforte. Per quanto mi riguarda, Francoforte si può visitare tranquillamente in un weekend, in 3 giorni, perché è una città che offre tantissimo, ha tantissime cose da vedere, però è a misura d'uomo. Per quanto riguarda appunto come ho raggiunto Francoforte, con un volo Ryanair. Qui bisogna fare una piccola parentesi, perché Francoforte ha 2 aeroporti. L'aeroporto principale, che è quello bellissimo, iperfamoso, enorme, eccetera, e un piccolo aeroporto leggermente fuori Francoforte, che è Francoforte Hahn. E i voli economici chiaramente arrivano a Francoforte Hahn, che però è abbastanza lontano dal centro città, infatti sono 2 ore e mezza anche di viaggio, e però comunque si raggiunge o classico con il taxi, che però mi viene a costare parecchio, quindi io ve lo sconsiglio personalmente, oppure con il pullman. Voi fate il biglietto direttamente in aeroporto subito prima di uscire e poi appena uscite ci sono subito le fermate di pullman, non c'è problema. E il volo l'ho pagato forse 25 euro andata e ritorno, quindi forse 30, comunque siamo lì. E i voli per Francoforte low cost sul sito della Ryanair ci sono spessissimo, quindi insomma si può raggiungere tranquillamente. Io ho alloggiato in un hotel che si chiama, adesso ve lo dico, Main Hotel Frankfurt City Hauptbahnhof. Hauptbahnhof sarebbe la stazione, se non erro, perché era proprio nel quartiere della stazione. Ora, a tal proposito, leggevo di persone che sconsigliavano il quartiere della stazione. In realtà noi non abbiamo trovato problemi e tra l'altro eravamo 4 ragazze, però ci siamo sentite sempre tranquille. Poi comunque è una zona comoda perché c'è tutto, quindi supermercati, localini, è molto movimentata la sera, è molto frequentata dalla gioventù francofortiana, forse, vabbè, comunque dai giovani di Francoforte. E quindi niente, noi in realtà ci siamo trovati molto molto bene, e poi la comodità di essere vicino alla stazione, e adesso arriverò a dirvi anche il perché. Ma arriviamo appunto nel vivo di Francoforte. Quindi abbiamo detto come volo e alloggio possono essere affrontati in modo low cost. Vivere Francoforte in maniera low cost è un pochettino più complicato, per il semplice fatto che effettivamente è vero, Francoforte è abbastanza costosa da vivere. Tolto questo, però, una cosa molto 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 positiva è che a Francoforte ci sono, nel bel mezzo della città, delle fontane di acqua potabile, e quindi voi andate lì, riempite la vostra borraccia, la vostra bottiglietta, e l'acqua ce l'avete, non la dovete comprare, quindi questa è una cosa ottima. Ma arriviamo a cosa vedere a Francoforte. Allora, come dicevo, Francoforte è una città a misura d'uomo, si gira tutta interamente a piedi, quindi anche qui un'altra spesa da togliere, perché non spendete soldi per i mezzi pubblici. Sicuramente tra le cose da vedere non può mancare Romerberg e il Romer. Il Romer sarebbe il municipio e Romerberg è la piazza del municipio, che sarebbe la piazza storica che è su tutte le foto, quella bellissima con le tipiche casette tedesche. Da Romerberg si può facilmente arrivare sul lungo Meno, e quindi si può fare, perché appunto Francoforte è attraversata dal fiume Meno, e si può fare la passeggiata sul Meno, che è molto carina, soprattutto se andate verso l'ora del tramonto o comunque la sera, perché è piena di locali, di persone, insomma è veramente veramente carina. Non è comunque da disdegnare durante il giorno, perché sul lungo Meno è pieno di parchi, di aree diciamo per rilassarsi, quindi è molto molto bello. Una cosa a proposito del Meno, noi abbiamo fatto il giro in battello, che era anche consigliato sui vari siti che avevo letto. Ragazzi, non lo fate, perché è tempo, perché dura circa 1 ora e mezza, e soldi sprecati, per come la penso io. La prima parte vi fa vedere diciamo più la parte moderna, quindi quella con i grattacieli eccetera, poi andando avanti arrivi in un punto dove ai lati del fiume ci sono solo container, roba buttata lì, quindi cioè, per come l'abbiamo vissuta noi, è stato assolutamente tempo e soldi sprecati. Quindi per la mia personalissima esperienza ve la sconsiglio. Una cosa sicuramente da non perdere, che ci è piaciuta tantissimo, è la casa di Goethe, perché appunto Goethe ha vissuto a Francoforte, ed è una visita molto molto bella e molto interessante. È abbastanza lunghetta, perché la casa di Goethe è molto grande e ha varie stanze, è che è molto autentica, cioè sapete di quelle abitazioni storiche che non sono state ristrutturate, che sembrano un museo, no? Che
insomma, ha mantenuto molto l'essenza originale. Sapete, l'odore di libri vecchi nella zona biblioteca, il pavimento che scricchiola tantissimo, quindi a noi è piaciuto un sacco. E tra l'altro, a proposito di questo, ora non ricordo il prezzo esatto, se non sbaglio dovrebbe essere 7 euro. La maggior parte delle cose a Francoforte sono scontate per gli studenti. Vista la Goethe House, a questo punto potreste andare a Via Zeil, cioè io la chiamo Via Zeil, comunque la strada Zeil, che è la strada, diciamo, dello shopping, piena di anche qui di negozi, di localini, c'è cioè un grande centro commerciale che è il centro commerciale con la scala mobile più alta o lunga d'Europa. È abbastanza sofferta perché soffre di vertigini, devo dire la verità, però è comunque interessante da fare, andare nel centro commerciale e prendere la scala mobile, però è infinita, non finisce mai. E vabbè, comunque, parentesi fatta, una cosa che non si può assolutamente non fare a Francoforte è salire sulla terrazza della Main Tower, che è uno appunto dei grattacieli di Francoforte. Io soffro terribilmente di vertigini, però mi sono fatta una violenza e sono salita alla fine perché avevo letto che ne vale assolutamente la pena e effettivamente è così e sono contentissima di averlo fatto. Non è stata neanche così drammatica come pensavo io, perché per chi dovesse soffrire di vertigini come me sappiate che sotto all'affaccio c'è un ulteriore, non so come spiegarvi, insomma, voi non vi affacciate a strapiombo sulla morte, ma c'è sotto un piano, è come se fosse un doppio terrazzo sotto, quindi non avete quell'impressione di, però vi godete il panorama su tutta Francoforte e anche sul bosco, perché Francoforte è circondata da un bosco. Che anzi, se avete più tempo, io vi consiglio di andare a visitare perché ho letto che è molto bello. E voi dalla Main Tower vedete praticamente tutta Francoforte e all'improvviso questa distesa enorme di verde che sarebbe tutto il bosco che la circonda. Ed è bellissima. E anche qui c'è lo sconto studenti, io dovrei aver pagato 3 euro. Bene, quindi visto questo, poi Francoforte è da vivere molto passeggiando, nel senso che, come dicevo, essendo a misura d'uomo, spostandosi da una cosa ben precisa ad un'altra, si incontrano vari angoletti molto carini o semplicemente cose che magari non avevi tenuto in considerazione, che poi vedendo ti viene voglia di andare a visitare. Ci sono un paio di musei di arte moderna, dove però noi non siamo andate. Poi un'altra cosa da vedere bellissima è il Duomo di Francoforte, è una struttura meravigliosa. E poi, se mi seguite su Instagram lo sapete già, la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto a Francoforte, penso veramente, la mia preferita in assoluto, è stato il Giardino Botanico. Ma cosa mi dici di Gimoi? Ossia il Palmengarten, e è stata l'unica cosa che abbiamo raggiunto prendendo la metro, perché tutte le altre cose le abbiamo raggiunte a piedi, mentre il Palmengarten abbiamo preso la metro. Anche qui c'è lo sconto studenti, e se andate al Palmengarten tenete in considerazione almeno mezza giornata per visitare quello. Quindi programmate bene le cose perché il Palmengarten è enorme, non riuscirete ad andarvene prima del tempo. Tant'è che noi poi lì c'è anche un laghetto e abbiamo preso le barche a remi e ci siamo fatte la remata sul laghetto, proprio cose del tutto inutili, però quando sei lì ti viene proprio da farlo. E quindi niente, è bellissimo, ci è piaciuto tantissimo il Palmengarten. Altra cosa che devo dirvi è che se avete più tempo e siete appassionati di natura, intorno a Francoforte ci sono veramente tante cose che potete fare. Se avete la macchina è proprio la perfezione, perché è pieno di parchi anche nazionali, si possono fare attività sportive quali canottaggio, eccetera. È in una zona molto molto bella Francoforte. Come vi dicevo prima, il bosco che circonda la città, e vicino c'è anche una piccola cittadina termale che ho letto essere molto bella, però io non sono stata. Quindi, nel caso in cui voi abbiate più di un weekend, perché chiaramente se avete solo un weekend lo dovete dedicare tutto a Francoforte, però se avete più di un weekend potete decidere anche in base, appunto, dicevo, a come siete organizzati, quindi se avete la macchina o se non l'avete. Potete scegliere tra tantissime cose da fare. Un'altra cosa molto bella da vedere a Francoforte è la chiesa di San Paolo. L'architettura delle chiese di Francoforte, delle cattedrali, da quello che ho notato io perlomeno, è molto coerente, cioè sono tutte molto simili tra loro e questo è interessante, diciamo così, giusto una constatazione. Poi c'è il famosissimo simbolo dell'euro, perché appunto c'è la Banca Centrale Europea, che vabbè, non è niente di che, è solo un
un simbolo dell'euro gigante su un piedistallo. E Francoforte è stata eletta la città con lo skyline più bello d'Europa. E un modo simpatico, diciamo, in cui viene chiamata Francoforte è Manhattan, appunto come richiamo a Maine, che sarebbe il meno, e Manhattan, che è appunto il quartiere di New York. Per quanto riguarda le città visitabili vicino Francoforte, quindi quelle raggiungibili con il treno, le più famose, diciamo, sono Magonza, ossia in lingua originale Mainz, Wiesbaden e Heidelberg. Allora, noi siamo state molto indecise su quale visitare, perché ne abbiamo fatta solo una delle tre. E alla fine la nostra scelta è ricaduta su Magonza, che io preferisco chiamare Mainz, perché il nome originale mi piace di più. È una cittadina piuttosto piccola, ma neanche troppo. Secondo me è un gioiellino, cioè quella cittadina è assolutamente da vedere e se siete dei camminatori la potete vedere tutta anche in poco tempo, nel senso che noi l'abbiamo vista in una mezza giornata abbondante, cioè siamo tornate un po' parecchio dopo pranzo, verso le 4 siamo ripartite da Mainz per tornare a Francoforte. Però secondo me è una cittadina carinissima e anche lì ovviamente si va su, si può andare volendo sul lungo fiume, il Duomo è meraviglioso e poi per il resto si vive anche lì passeggiando. La cosa bella e particolare di queste città è la presenza degli edifici storici, che sono le tipiche casette medievali tedesche, quelle che immaginiamo di Hansel e Gretel. Il biglietto del treno lo potete fare direttamente in stazione e alle macchinette. Ci sono varie soluzioni, cioè potete fare il biglietto 24 ore, 48 ore, il biglietto di gruppo, eccetera eccetera. Noi abbiamo fatto quello di gruppo, ci è convenuto tantissimo, e poi abbiamo fatto un'altra gita, e cioè essenzialmente noi l'ultimo giorno, come vi ho detto, il viaggio dal centro di Francoforte all'aeroporto di Hann è piuttosto lungo. Abbiamo deciso quindi di partire la mattina da Francoforte e di fermarci in una cittadina che avevamo visto all'andata andando dall'aeroporto a Francoforte, ci eravamo passati con il pullman. Ci aveva colpito tantissimo e quindi abbiamo deciso l'ultimo giorno di raggiungere quella cittadina, nonostante non si trovasse praticamente da nessuna parte su internet, perché è una cittadina piccolissima e completamente sconosciuta, ma che ci ha fatto innamorare e ci è piaciuta tantissimo. Si chiama Simmern-Hunsrück, sicuramente non ho pronunciato bene il nome, però comunque si chiama Simmern-Hunsrück, sappiate, è vicino all'aeroporto di Francoforte Hann, ed è una cittadina, cioè è un piccolo villaggio, è stupenda, è meravigliosa, veramente, è completamente sconosciuta, come vi ho detto, tant'è che lì nessuno parlava inglese e quando vedevano noi con le macchinette fotografiche che facevamo le foto, la gente ci guardava come per dire ma chi so questi che fanno, perché evidentemente non sono molto abituati al turismo. Ah, ma a noi è piaciuta proprio tanto, cioè adesso faccio vedere la foto. Questa è una città proprio piccolissima, quindi neanche mezza giornata, in un'ora l'avete girata tutta assolutamente. Però merita, cioè io onestamente vi consiglio di fare come abbiamo fatto noi, quindi o vi fermate quando arrivate andando dall'aeroporto a Francoforte oppure vi fermate al ritorno, così poi vi trovate direttamente vicino all'aeroporto. E quindi essenzialmente noi abbiamo dedicato 3 giorni pieni a Francoforte, una mezza giornata abbondante, quasi una giornata intera a Mainz, la mezza giornata diciamo della partenza a Simmern-Hunsrück. Io vi consiglio, se ne avete la possibilità, di fare proprio un on the road di tutta l'Assia, perché è una regione veramente spettacolare che ha dei posti magnifici. E quindi niente, io direi che questo video può finire qui, spero che insomma vi sia stato utile e che io vi abbia ispirati a visitare Francoforte. Io vi invito a iscrivervi al canale, vi ricordo che in descrizione trovate i nostri link Amazon, il link Booking tramite il quale potete ottenere il 10% di sconto su qualsiasi vostra prenotazione. Ci vediamo al prossimo video e al prossimo viaggio!